appunto la parola a Antonella Imbacco, volevo ricordare che doveva essere presente anche il ministro Lezzi, che ci aveva anche invitato a spostare la data proprio per la sua agenda. Purtroppo, come immaginabile, le esigenze del ministero e gli impegni istituzionali hanno prevalso, però ci teneva a mandare il suo saluto caloroso a tutti i presenti, ma soprattutto ai ragazzi, scusandosi della sua presenza. Però abbiamo anche la presenza qui in sala degli onorevoli Ermellino e Giovanni Venello, che ringrazio perché hanno spostato loro impegni per essere qui. Ma un nostro grande applauso di Alessandra e di Carlo. Giovanni è come se lo avessimo anche adottato noi qui a Crispiano, però la loro presenza ci onora e ci gratifica tantissimo. Ad Antonella adesso il pregio di presentare questa iniziativa. Grazie, buongiorno a tutti. Io credo che oggi stiamo proprio vivendo una mattinata molto speciale. Siamo qui perché sono successe alcune cose importanti che hanno portato appunto alla rappresentazione teatrale che stiamo per vedere oggi. Prima di tutto, la prima cosa importante che è successa è che secondo me c'è stata, come dire, un'iniziativa istituzionale appunto, un'istituzione che è il Consiglio regionale, che è quello che fa le leggi per tutti noi in Regione Puglia, che ha pensato che probabilmente aveva dei soldi che poteva dare per le scuole. E quindi c'è stato già un primo atto importante che sapete anche è molto raro, devo dire, in questi anni che stiamo vivendo, quindi siccome è raro è molto prezioso. Dopodiché c'è stata una scuola che questa cosa, questi soldi, questa opportunità se l'è guadagnata, perché non è stata regalata, hanno dovuto partecipare, hanno dovuto scrivere un progetto che sicuramente è costato tanto tempo ai vostri professori, l'hanno dovuto scrivere bene, l'hanno messo in competizione con altri progetti che avevano voglia di prendere appunto e di utilizzare quei soldi, quelle risorse. E poi è stato scelto proprio perché è stato scritto bene, proprio perché aveva un significato e otteneva degli obiettivi molto importanti. E poi la terza cosa bella che sta succedendo oggi è quella di assistere, quella che stiamo per fare, assistere a uno spettacolo teatrale. Il teatro, credo che i vostri professori insomma ve l'avranno insegnato, ha tantissimi aspetti positivi, è una forma d'arte molto bella sia come forma d'arte ma anche molto educativa, insegna tante cose, a volte addirittura aiuta le persone che stanno male a stare meglio. È una forma d'arte che ha reso grande il nostro paese, la nostra Italia, e quindi è bene che si insegni già nelle scuole ed è bello anche perché noi, sono certa, vivremo un'emozione importante. E io ringrazio da adulta, diciamo, i ragazzi che ci aiutano ad emozionarci, perché quando si è adulti succede di emozionarsi un po' meno rispetto magari ai ragazzi, si ride un po' di meno, si piange un po' di meno, ci si emoziona un po' di meno perché la vita, diciamo, prende altre strade e ci tiene un po' impegnati, però emozionarsi è sempre molto importante. L'adulto che riesce ad emozionarsi come quando era ragazzo è l'adulto migliore rispetto agli altri che non ci riescono, quindi voi oggi ci emozionerete e io insomma vi ringrazio davvero tanto per questo. Detto questo, davvero grazie a tutti voi ancora una volta, grazie ai vostri professori, al vostro preside, perché questo è il risultato di ognuno di voi, di ognuno di voi che si è dato da fare per questo risultato. Anche una parola molto galante, ricordando appunto che questa iniziativa è partita dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, che hanno rinunciato a parte della loro, dei loro emolumenti per mettere da parte ben 250.000 euro, e la scuola sede è stata brava ad accaparrarsi 9.000 euro di questi 250 per fare questo spettacolo teatrale ed altre iniziative all'interno del progetto Padroni dei propri passi. È un esempio, un piccolo esempio, una goccia del mare che vuole significare anche che se anche la politica tutta impara a dare, a essere prima di tutto, ad assolvere quella sua funzione che dovrebbe essere quella principale, essere d'esempio anche ai cittadini, diventa poi più facile aggiustare un po' tutto nella nostra società. Marco Galante. Grazie, buongiorno a tutti. Io infatti, Luca, aggiungo un pensiero importante, innanzitutto il riconoscimento agli insegnanti, a questa presentazione che voi farete,
perché credo che il fulcro sia appunto quello di ridare desiderio nei ragazzi di credere alla politica, in una politica che sia giusta, e dei cittadini formati, quelli che saranno questi ragazzi, per evitare che certe cose accadano di nuovo, per rendere appunto, come è stato detto da altri, la guerra un tabù, qualcosa che non si debba neanche più nominare. E quindi è fondamentale avere domani dei ragazzi che credono nella giustizia, nella libertà, nell'uguaglianza. Purtroppo viviamo un momento molto particolare, e quindi investire nei ragazzi credo che sia la cosa più importante che debba fare questa società, se vogliamo avere domani delle comunità di cittadini preparati a evitare qualsiasi disastro come quello che è stato appunto la Seconda Guerra Mondiale. Quindi io ringrazio gli insegnanti che puntano tantissimo su questi ragazzi per avere questo futuro migliore anche per i nostri figli futuri. Grazie. Ringraziamo ancora i nostri gentili ospiti, vi invitiamo a prendere posto e possiamo dare l'avvio alla nostra presentazione. Grazie, ce ne sono occasioni in cui i bambini e i ragazzi fanno riflettere gli adulti. Questo è veramente un momento di quelli, e vi dobbiamo solamente ringraziare di cuore per le emozioni che ci avete dato, e perché anche noi non smettiamo mai, come voi, di abbandonare i nostri sogni. Quindi davvero grazie infinite a tutti quanti voi. Io volevo fare i complimenti a tutti, siete stati bravissimi, è stato un lavoro di una qualità incredibile, era molto più di quello che mi aspettavo, bravissimi anche i ragazzi con questi strumenti musicali, i loro docenti naturalmente, complimenti davvero a tutti. Cercate, vi prego, di portare proprio questo insegnamento per tutta la vita, ci sono stati dei messaggi importanti, non solo, anche proprio vincere, io immagino, l'imbarazzo di un palcoscenico, è qualcosa che insomma si impara una volta ma poi si ripete spesso nella vita, ma anche il significato di questo spettacolo che avete dato, il fatto che i sogni vostri non ve li ruberà nessuno, il fatto che siete padroni dei vostri passi, ricordatevelo sempre, perché è il segreto di una vita, diciamo, di persone che vincono e che saranno sempre soddisfatte di loro stessi. Noi ringraziamo voi per questa opportunità, per queste risorse ulteriori che ci avete dato per poter realizzare al meglio questo spettacolo. Grazie. Io voglio ringraziare anche tutti i docenti che non hanno partecipato attivamente alla rappresentazione teatrale, però a scuola hanno svolto comunque un lavoro di supporto anche organizzativo. Grazie a tutti quanti voi. Grazie. Iniziamo. Un saluto. Un ringraziamento anche alla professoressa Madre, che è stata la coordinatrice di tutto il progetto, che è stata impegnata dietro le quinte, avanti le quinte, per tutto. Per i ragazzi è soltanto un lavoro che ci dà soddisfazione per loro, e credetemi, mi sono emozionata, proprio mi venivano le lacrime, e ancora sto così. Quindi grazie ancora ragazzi. Ed è un lavoro di squadra, perché la nostra scuola è così, siamo una squadra. Grazie. Di nuovo grazie a tutti e buona giornata.